Perfetto, mi scusi, prego Presidente. Grazie, grazie. Di nuovo, allora, grazie per l'invito a cui vogliamo rispondere con il massimo di sintesi. Rispetto al testo generale che è stato inviato dal governo alla Commissione, esso contiene molti aspetti condivisibili, altri meno condivisibili, alcuni non condivisibili, ma dal punto di vista più rilevante, a nostro avviso, appare ancora troppo settoriale e non sistemico. E infatti noi crediamo che la questione ambientale debba essere considerata come questione trasversale, io la chiamo la madre di tutte le questioni, e deve essere centrale in qualsiasi aspetto che caratterizza gli investimenti del Recovery Plan e gli interventi correlati dal punto di vista normativo. Per esempio, se affrontiamo il tema della missione numero 6, quella della sanità, apparentemente uno potrebbe dire, ma il problema dell'ambiente è più sfuggente, più lontano. Io credo che assolutamente una persona di buon senso, a maggior ragione se esperta e si confronta anche con i dati, ahimè, relativi alla questione del Covid, occorre porre al centro degli interventi, certo sì, l'ammodernamento laddove è necessario, anche l'aumento delle strutture ospedaliere, la modernizzazione delle macchine elettromedicali, certo sì, la medicina territoriale e gli screening e la prevenzione secondaria, ma fondamentale è la prevenzione primaria, la bonifica della qualità dell'aria assediata dalle polveri sottili e anche dalle nanopolveri. La qualità dell'acqua, la qualità del cibo. Aria, acqua e cibo debbono essere considerati dei veri e propri presidi sanitari. Ancora in generale, noi riteniamo, per esempio, che l'economia circolare, in questo senso anche, diciamo, autorevolmente, dal mio punto di vista, anche supportati dall'Unione Europea, abbia poco da spartire con il riciclo chimico. In particolare quella parte prevalente che si riferisce al waste to fuel, in altre parole alla trasformazione dei rifiuti, in particolar modo il combustibile solido secondario, il cosiddetto CSS, in carburanti o in combustibili. E solo in modo marginale, in questo senso condivisibile, laddove è possibile recuperare, per esempio, dalle plastiche polimeri che possono essere rigenerati all'interno di manufatti in plastica seconda vita. Il rischio è che questo nuovo settore waste to fuel rischi di riproporre un cavallo di Troia a favore di un'industria sporca che usa apparentemente la sostenibilità come specchietto per l'allodole per, diciamo, ripercorrere vecchi percorsi tutt'altro che sostenibili. Anche infine una nota, diciamo, che ci preme che andrebbe ovviamente sviluppata, ma per consegnarvela come segnale allarmante dal nostro punto di vista, il problema degli allevamenti intensivi. Voi sapete che gli allevamenti intensivi costituiscono in Italia e altrove la seconda voce più rilevante di emissioni di CO2, oltre che segnalare il problema del benessere animale, che è collegato non solo e soltanto appunto a ragioni etiche, ma collegato anche alla qualità dei cibi, perché gli animali stressati evidentemente sono a volte stati correlati anche a forniture di cibo di minore qualità. Infine, la parte che ci preme di più, delle proposte scheletriche, tanto per non disperderci in una sorta di oroscopo. In particolar modo, noi ci riferiamo alle nostre competenze prioritarie, anche se il nostro intervento, ripeto, non è settoriale, alla missione numero 2, a quella relativa economia circolare, agricoltura sostenibile e alle competenze di riferimento, in particolar modo pagina 80, pagina 81, pagina 82 del testo base. Ecco, in questo senso, soprattutto quando si parla della transizione ecologica per il Sud, per il quale sono vincolate degli importanti gettiti di investimento,
noi proponiamo la generalizzazione dei sistemi di raccolta domiciliarizzati porta a porta, gli unici in grado di sottrarre agli smaltimenti importanti flussi di materie prime da reinserire nei circuiti e nei cicli produttivi del manifatturiero, integrati ovviamente con piattaforme di servizio per la purificazione della qualità dei materiali intercettati e anche piattaforme impiantistiche, in particolar modo al sud per quanto riguarda l'organico, anche se in merito occorre far riferimento ad un fabbisogno per affrontare circa 2 milioni di tonnellate di frazione organica che potrebbe derivare da una massimizzazione di questi sistemi di raccolta. Non sfuggirà a nessuno, ci sono dati disponibili in letteratura e in statistica che segnalano che ogni 1200 abitanti serviti con il porta a porta necessita di un nuovo addetto. Quindi, se consideriamo che il sud rappresenta circa metà della popolazione italiana, possiamo parlare senza sparate gratuite verso il cielo di decine di migliaia di posti di lavoro, ancor più significativo se poi li riferiamo alle piattaforme di cui prima. In particolare chiediamo la realizzazione almeno di una piattaforma provinciale per la riparazione e riuso di beni e prodotti. Noi propendiamo meno rottamazioni, più riparazioni, più riuso di beni e prodotti recuperati alla seconda vita. In questa linea, realizzare almeno un centro regionale per ogni regione d'Italia per il recupero dei RAE. Tra l'altro, nel testo si parla giustamente di progetti flagship per il loro alto contenuto innovativo, per l'estrazione di metalli anche preziose, in particolar modo delle terre rare. Noi dipendiamo, facciamo dipendere la rivoluzione industriale 4.0 in particolar modo dai flussi di terre rare, che sono fondamentalmente al 90% nelle mani della Cina. Occorre mettere mano a interventi industriali di questo tipo, integrati peraltro, come ci propone l'emergenza Covid, con piattaforme in grado anche di riparare, smontare e recuperare macchine elettromedicali, per esempio sul modello che abbiamo promosso in comune con l'azienda di Marzabotto di Sveco. Inoltre, la conversione di impianti di trattamento meccanico biologico, ora finalizzati a produrre combustibile solido secondario, in fabbriche dei materiali che siano finalizzate ad estrarre dal rifiuto urbano residuo, dal RUR, il massimo di materiali ancora riutilizzabili e addirittura, laddove possibile, parte anche dei prodotti, per sottrarli alla discarica e per reimmetterli nei cicli produttivi. Per affrontare in modo costruttivo, positivo, realizzare questi investimenti e metterli in realtà, occorre in modo correlato proporre alcuni interventi normativi che sono in genere molto, molto semplici, in particolar modo incentivare l'uso del compost da forzu, dalla frazione organica pulita delle raccolte differenziate, avendo anche il riferimento europeo, per esempio, alla strategia Farm to Fork e Carbon Farming, utilizzando anche il decreto clima che purtroppo scade nell'anno in corso. È cruciale collegare l'agricoltura sostenibile con l'economia circolare e con gli approcci che a loro volta sono funzionali anche all'industria manifatturiera, attraverso l'anello di congiunzione della restituzione della sostanza organica ai suoli. Questo è possibile generalizzando le raccolte porta a porta, lo dice la statistica. Inoltre, incentivare l'acquisto di prodotti usati eliminando l'IVA. Quando uno compra un prodotto usato è costretto a pagare ulteriormente una quota per l'IVA, e favorendo sgravi fiscali, di nuovo non rottamazione, sì riparazione, riuso. Favorire con una legge apposita le riparazioni di beni e prodotti sul modello della legge svedese del 2017, che prevede dalla riparazione di un paio di scarpe alla riparazione di un elettrodomestico, di un mobile, di una bicicletta,
degli sgravi che vanno dal 12,5% fino al 20%. Occorre ovviamente adattare la legge, ma non occorre essere particolarmente complicati e lunghi nella tempistica per approvarlo. Emanazione infine del decreto attuativo del DLGE, del decreto legislativo 205 del 2010, per definire le operazioni per il riutilizzo. È fondamentale all'interno dei centri di raccolta delle cosiddette isole ecologiche non solo riciclare materiali, ma preparare prodotti laddove è possibile recuperarli per poi sottrarli alla nozione di rifiuto e riconsiderarli beni e prodotti. Per ultimo, incentivare il green procurement, gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione, accelerando l'approvazione dei CAM, dei criteri ambientali minimi, e penalizzando gli enti pubblici che non rispettano l'impegno nella normativa vigente, non è cogente l'adesione concreta al green procurement, e occorre intervenire con incentivi e disincentivi perché si crei una corsia privilegiata per i materiali prodotti con materie provenienti dal riciclo. In ultimo, favorire percorsi di approvazione trasparenti, mettendoli nelle condizioni dove l'ultima parola spetta al governo e al Ministero dell'Ambiente, però, per l'applicazione dell'end of waste. Oggi bisogna sempre più considerare di meno la categoria arretrata anacronistica dei rifiuti e considerare sempre come aspetto principale i materiali che sono gettati via nel cassonetto. Nel cassonetto c'è una miniera urbana e noi la stiamo dissipando. Uscire dallo spreco, uscire dall'inciviltà dell'usa e getta, rifiuti zero, la strategia che massimizza l'intercettazione di beni e prodotti, di materiali, che sottrae gli smaltimenti quanto più è possibile, che prevede una riprogettazione di quello che ad oggi non offre alternativa allo smaltimento, credo che sia la strada che ci conduce più lontano. Sarebbe inaccettabile che l'opportunità, il treno del recovery fund, che forse passerà per l'ultima volta, non considerasse adeguatamente questo tipo di approccio. Basta la retorica, occorre investire. Grazie.